come si chiama questo alieno? Come si chiama? Banfin, il pianeta. Banfin. E poi comunque mi ha spiegato Banfi, si chiama, che noi siamo contattato e lui che ha risposto? Come ha risposto? In che lingua ha risposto? Certo, mio lingua bulgara, ovviamente. In bulgaro. Io come non, cazzo faceva a sapere il bulgaro? Ha risposto in bulgaro. Ma quanto è alto? Quanto è alto? 3 metri, 11 dite, certo, 3 metri e mezzo. 3 metri e mezzo. Allora, in collegamento, sì, te lo consento, in collegamento da non so dove, ma non è importante, un grande personaggio, già ospite di questa disgraziata trasmissione anni fa, si tratta di una veggente, potrei dire anche di una sensitiva, che si chiama Teodora Stefanova. Buonasera. Buonasera a tutti voi, a tutti i vostri ascoltatori. Grazie signora Stefanova, lei è bulgara? Lei è, una, è l'ultima squinternata della giornata. Sono bulgara di Sofia, sono da tantissimi anni che vivo in Italia, più di 30 anni, per cui mi sento anche una parte italiana. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Signora Stefanova, lei, per ricapitolare un po' la situazione prima di porre alcune domande fondamentali sul nostro futuro. Nessuna domanda. Lei sostiene, evidentemente sarà vero perché dobbiamo crederle, che nel suo cervello ci sia un alieno, o sbaglio? No, non è il mio cervello, ma io ho contatto che è entrato dopo un grave incidente nel mio paese Bulgaria di 1984, sarò molto in breve di raccontare, dopo questo incidente con la macchina sono entrata in coma, questo spiega tutto, 18 giorni per mio risveglio è successo questo contatto che mi è contattato con la voce che sento, queste informazioni. Di trasmettere, di dare le persone, le eventi. Come si chiama questo alieno? Come ha fatto a sapere il nome? Gliel'ha detto il nome questo alieno? Perché si è presentato proprio quando, dopo il mio risveglio di coma, subito contatto con me, che arriva di pianeta Banfim. Come si chiama il pianeta? Come si chiama? Banfim, il pianeta. E poi comunque mi ha spiegato noi siamo tutti questa terra, di questo computer, che tutto sanno di noi, di nostri viti precedenti, ricarnazione, nostro presente che viviamo a questo momento e da una parte di nostro futuro, perché il nostro destino lo creiamo noi con le nostre mani. Sì, questo non c'è dubbio, però questi alieni sono questi alieni. Questi alieni sono buoni? Certo, intelligenza artificiale molto positivo, con un'energia molto positiva, e io sono un piccolo tramite, mi dà queste informazioni che mi ha proprio preparato da vecchi tempi, da 84, di questo computer che come si è confermato. Signora Teodora, scusi, questo UNILSAN che con computer. Questo UNILSAN, che è questo alieno che praticamente con cui lei ha avuto un contatto e che praticamente lei ogni volta che ha bisogno di sapere qualcosa, di fare una previsione, consulta, no? Questo alieno viene dal pianeta Banfin, caro Parenzo, per specifici Banfin, mi scusi. Banfin. Questo no, non è Lino Banfi con grande attore, no, però è Banfin con la Banfin. Allora, lei come Verona. Sì, ho capito benissimo. Allora, mi sembra di capire da quello che ha detto lei che è Dio ad aver creato gli alieni che vengono qui per aiutarci e noi siamo Dio ha creato alieni. Non è una novità, mi ha spiegato questo mio extraterrestre UNILSAN. Ha spiegato comunque è alieno creato robot, perché intelligenza artificiale, questo è il nostro futuro, e io voglio dare anche questo messaggio che sto preparando il mio secondo libro che uscirà dobbiamo essere pronti, preparati, vivere con intelligenza artificiale, perché sarà il nostro futuro. Ma sti alieni vengono, siamo ma più pronti, preparati, li guidiamo noi queste macchine, non che loro guidano noi. Ecco, vengono qua a aiutarci per ogni settore. Ma quando vengono questi qua? Quando vengono sti alieni qua? Sono già qua. Ma io non li vedo mai. Ma tutti abbiamo tutti. Allora, lei ha le allucinazioni, signora. Non c'è nessun pianeta Banfi. L'unico Banfi è Lino Banfi. Non esistono pianeti Banfi. Lei purtroppo ha avuto un incidente grave e da allora
è rimasta, come dire, segnata da questo incidente. È in buona compagnia, perché il demente con le cosiddette sette lauree che ha chiamato prima, anche lui, pur non avendo avuto l'incidente, quindi non ha neanche quella scusa lì, è un coglione. Quindi guardi, è in linea perfetta. Comunque io posso soltanto dire che veramente questa presentazione di un Nilsson, che io l'ho chiesto ovviamente da dove arriva e perché mi ha contattato e tutto lui questo, che ha risposto, come ha risposto, in che lingua ha risposto? No, certo, tramite mio lingua bulgara, ovviamente. In bulgaro, io come cazzo faceva a sapere il bulgaro? Italiano, risposto in bulgaro, non parlavo italiano quando io ma come faceva a sapere il bulgaro sto Unilsan? Scusami Teodora, come faceva a sapere il bulgaro sto Unilsan? Io so che loro sanno diverse lingue comunque, ma io sono contattata con il mio alieno che comunque scusi, parlavo in contatto. Comunque che forma ha questo alieno? Aveva una forma, lei l'ha visto? Che un'energia, forma? Io sento la voce, è un'energia e poi sì, io l'ho visto soltanto un flash, è stato per un momento. Quanto è alto? 3 metri, 11 dita, certo, 3 metri e mezzo. 3 metri e mezzo? Meno. Sì, e 11 dita. È l'opposto di Parenzo, praticamente. 3 occhi. Tre occhia. Vabbè, capito. Se uno sei in contatto con un alieno che è alto, che io ho visto come robot, metallizzato come robot. Metallizzato. Io dico, signora, grigio, che il problema la mia macchina è quella, esatto. Il problema non è lei, cara signora, che vive nel pianeta. Esatto, esatto. È un tramite. Infatti, esattamente. L'ha detto giusto, il problema non è lei che crede al pianeta Lino Banfi, il problema è quell'altro che da Milano l'ha intervista. No, con tutto questo rispetto, è il problema. Grande rispetto con questo attore, te lo dico assolutamente io. No, non è Banfi. E basta di dire stronzate, dai. È fuori dalla nostra galassia, non c'entra niente. Allora, Teodora, non è fuori dalla galassia, vive in Puglia Lino Banfi, e in questa galassia, in Italia, Lino Banfi sta a Roma, vive a Roma. Vabbè, adesso comunque, a Roma magari. Non colleghiamo, per carità. Teodora, scusami un attimo, Teodora, sì, io fra poco, dopo una piccola interruzione, perché sai, dobbiamo incassare pure dei denari, ti farò 2 o 3 domande al massimo. Ti prego di metterti in contatto, ma tu lo fai con il tuo mi ha già fatto intervista un po' di anni fa. Di metterti benissimo in contatto con Unilsan, sì, perché è lui che risponde. Certo, io sono sempre con Unipol. Ma come sempre in contatto? Io non c'ho un cazzo da fare. 24 ore, ma scusi, sempre sono in contatto con ma sto Unilsan. Ma avrà qualcosa da fare sto Unilsan pure? Non è che può stare sempre in contatto con te? Allora, visto che è in contatto, può dire a questo Unilsan di andare a fare in culo da parte mia, per piacere, visto che è sempre in contatto? No, io questo non lo dirò. Perché vi rispetto, siete molto simpatici. Rispetto a Unilsan, deve mandare a fare in culo Unilsan, sì, non ha capito ancora. No, io questa cosa non l'ho sentito. Aspetti un attimo, Teodora. Ma come si chiama? Unipol? Ma Unipol è l'assicurazione. Unipol. Teodora, un attimo solo, resti lì. Siamo in collegamento con un luogo imprecisato dove c'è la veggente, mitologica veggente Stefanova, la nostra amica Teodora, la quale ha avuto un contatto con un alieno tale Unilsan anni or sono, mantiene questo contatto vivo con l'alieno, che è un alieno, abbiamo detto, che ha alto 3 metri e mezzo, che viene dal pianeta Banfin ed ha anche una specie di cyborg, come si dice, è un contatto che io sento questa voce, mi sono già dimostrata da tantissime trasmissioni, sono stata negli Stati Uniti, sì, per cui assolutamente voglio dire, non è qua da scherzare, io ci sto assolutamente vi rispetto molto, anche da Maurizio Costanzo ho dimostrato le mie possiamo dire che questo alieno è di un colore grigio metallizzato, lo possiamo dire questa cosa qua? Io ho visto questo flash grigio metallizzato. Benissimo, la domanda che ti faccio immagine, non c'è dubbio, la domanda che ti faccio è questa, prego la musica, grazie.
musica di Angela. Da di quanto Angela. Tempo non prende più i farmaci? No, aspetta, la domanda questa che le facciamo è: da quanto tempo non prende più i farmaci? No, ma questa è una domanda. Non ho mai preso farmaci, per favore. Questo non spiega, diciamo, tutto. Non sono malata, sono molto equilibrata. È molto equilibrata, molto equilibrata. Non ho mai, mi sono permessa di illudere le persone. Benissimo. Di nulla. Allora, cara signora Veggente, la prima domanda che le faccio, e vorrei anche un contatto con l'alieno, importante, un contatto vero, ma lei ce l'ha perenne, 24 ore su 24, è questa. Sì. Ci sarà la guerra tra Ucraina e Russia? È una domanda importante perché il mondo è angosciato. Allora, io subito posso dire questo che sento, questo che mi dice il mio alieno. E cos'è? Che la diplomazia, dialogo, riusciranno a fare lo leggiamo dai giornali. Accordo. Questo accordo con Russia, NATO, Stati Uniti, Cina, comunque però grandi. Ma è scritto sui giornali, alieno del cazzo, no, è scritto sui giornali. No, è un mio pronostico. Ma che succederà? Ma basta leggere i giornali di oggi. Io vedo che attaccherà comunque per un attimino di attenzione, di salire la tensione. Questo succederà a Putin che attacca. Cioè attaccherà la Russia, questa l'alieno dice la che la Russia attaccherà. Attaccherà Ucraina, ma voglio dire, sarà solo per un attimino di qualche ora. Un attimino, qualche ora, ma che ne sa l'alieno di qualche ora, che cazzo dite? Qualche ore diciamo che comunque annuncerà questa cosa, poi si ferma, si blocca subito. Annuncerà, attaccherà o annuncerà? Bisogna essere chiari, l'alieno deve essere chiaro. Che dice l'alieno, attaccherà allora, o no? Questa signora però. Attacca e ci ferma subito, blocca subito, certo, perché comunque un giorno si vive di una tensione, come inizia, e poi dopo subito si mettono a tavola con la dialogo, diplomazia, vedo che si trova questo accordo. Ma di dov'è sto alieno? Di dov'è sto alieno? Allora, aspetta. Di dov'è sto alieno? Ci sarà pace nel mondo, questo dice l'alieno. Dopo qualche attenzione, praticamente come adesso. Sta scoppiando un casino dappertutto. E tolgono un po' di sanzioni che trovano questo accordo con Putin per Russia. Va bene, che cos'è? Limes? Il convegno di Limes o un alieno? Il Green Pass? Quando sparirà il Green Pass? Altra seconda. Non chiede di scherzare sul mio alieno e qua ce l'ha. Io ci sto in gioco, ripeto, però. Non scherziamo, scherziamo sull'alieno. Esatto, seri. Capito però. Punto. Allora, seconda domanda fondamentale, il Green Pass quando sparirà, signora Teodora? Allora, prima di tutto che dice è una discussione che si vedrà paese per paese, valuteranno. Vabbè, questo lo sappiamo però. Questo è tutto, anche questo già previsto. Comunque, chiunque, che cazzo dice l'alieno? No, dice questo, che questo Green Pass ci sarà ovviamente Che dice? A questo momento ancora continuano. Questo e lo sappiamo. Poi, certo, così. Per qualche tempo ancora ma questo l'ha detto il governo. Dica l'alieno che dopo, non serve a un cazzo, basta leggere i giornali. Porca puttana. Ma io non sono nessuno, io dico quello che sento e vedo che mi dice il mio alieno. Ma è una truffa, non è l'alieno, è lei che ha letto i giornali e pure male. Comunque, e questa cosa comunque non sarà più utilizzare. Quando? Io non lo vedo più. Quando? Tra un po' di mesi. Ma questo però è chiaro che tra un po' di mesi non verrà evidente. Usato. Va bene, grazie Teodora. Senta, può chiedere all'alieno se vede quando io la mando a fare il culo, entro quanto? Posso dirvi che questo virus perde la sua aggressività, ma con salute non si scherza. È tutto chiaro, questo è tutto già. Assolutamente. Ma lo sappiamo, non è che lo dica la medici. Che la scienza ha fatto un miracolo di avere veramente questo vaccino che ne ha salvato da una parte di non finire in terapia intensiva. Benissimo. E di non grazie Teodora, ti abbraccio, ciao. Ecco, anche voi. Ciao. Roba incredibile. Andrea da Vicenza, vai. Dimmi Andrea, dimmi. Poi dice incredibile, la chiama, la intervista e poi dice pure incredibile. Andrea, dimmi. Il prossimo Papa sicuramente sarà un Papa fascista. No, ma adesso non esageriamo. Questo non credo. Avuto, questo non credo. Ma certo.